Cari amici, bentornati alla nostra rubrica San Benedetto e l'Abruzzo. Riprendiamo oggi a parlare della storia dell'abbazia di San Clemente a Casauria. Ci eravamo fermati proprio all'anno 911, quando diventa abate, l'abate Lupo. E con questo abate sarà istituito un catasto, una platea dei beni dell'abbazia. E da questo documento si evince che fossero molto estesi. In pratica, essi si diffondevano in tutta la regione dell'Abruzzo citeriore. E dunque allora Casauria attraversò il periodo di sua massima potenza proprio sotto questo abate chiamato Lupo. Succedeva però che i monaci non si accontentavano delle tantissime proprietà che avevano e tentavano di invadere i diritti dei vescovi. Per cui dovettero intervenire più volte i vari papi per interporre la loro autorità e mettere freno alle contese e fissare i limiti delle rispettive giurisdizioni. Col successore di Lupo, Ittone, avviene un sacco da parte dei saraceni che mette l'abbazia a ferro e fuoco. Gli infedeli assaltano Casauria e distruggono il monastero fino ai fondamenti. E i monaci non potettero fare nulla che scappare insieme all'abate Ittone. Abate che potrà ritornare solo dopo 5 anni ed egli passerà il suo tempo a riordinare e valutare i danni e ad esacerbarsi di fronte a tanta rovina. Saranno i suoi successori a riorganizzare il cenobio, ristabiliscono le fabbriche e, come per la chiesa abbaziale, procedono ad una nuova edificazione. Nel 1078 l'arrivo dei Normanni non verrà a sconvolgere il vecchio assetto. La comunità di Casauria, però, nel frattempo si è ridotta a 4 monaci. Nell'anno 1152 ascenderà alla dignità abbaziale Leonate, monaco della famiglia dei conti di Manoppello. Ecco, da Adriano IV Leonate sarà benedetto abate e riceverà anche la dignità cardinalizia. Da questo momento, per 36 anni, Leonate sarà l'instancabile difensore e ricostruttore di Casauria. In questo sarà veramente emulo dell'abate Desiderio di Monte Cassino, di quello che Desiderio fece ricostruendo Monte Cassino e portandola al massimo splendore. L'attività di Leonate non si rivolgerà immediatamente alla basilica abbaziale. Egli si dedica innanzitutto alla ricostituzione delle rendite e dei beni monastici. Solo nel 1176 Leonate porrà mano a quello che resterà il suo capolavoro, la Basilica Abbaziale, quella che ammiriamo ancora oggi. Della primitiva basilica non rimarrà che la cripta ludovicana. Leonate trovò più conveniente demolire l'intera fabbrica che non estenderla o sovradimensionarla. La basilica di Leonate è a 3 navate
con abside semicircolare unica corrispondente alla nave centrale. La superficie della chiesa è di 600 metri quadri. Il presbiterio forma lo stesso transetto e la zona presbiterale è rialzata rispetto all'aula mediante tre scalini. L'altare maggiore, a forma di sarcofago, è sovrastato da un tabernacolo o baldacchino in pietra con cupola piramidale. Notevolissimi sono l'ambone che si erge a metà della navata centrale, accosto alla navata destra, ed il sostegno del cero pasquale, opposto all'ambone e accostato alla navata sinistra. Per sottolineare e rendere importante l'ingresso alla sua basilica, Leonate concepì un portico monumentale. Il porticato è grandioso ed è accuratamente lavorato, di 16 metri di fronte per 6 di profondità e 11 di altezza. Negli accurati lavori di scultura a tutto tondo, o alto o basso rilievo, Leonate volle che fossero espressi simboli, avvenimenti e memorie legati alla fondazione o alla dedicazione del cenobio. La lunetta centrale presenta tre comparti. Quello centrale rappresenta il rilievo San Clemente Papa in cattedra. Alla sua destra San Febo e San Cornelio. Alla sinistra del rilievo di San Clemente è rappresentato lo stesso abate Leonate in abiti cardinalizi che presenta un modello della basilica. Leonate non lascerà solo edifici. Sotto questo illuminato abate San Clemente ha ritrovato l'antica potenza e ne fanno fede le innumerevoli proprietà che sono tutte riportate sulle piastre bronzee del portone centrale della basilica. Il cenobio di Casauria brilla anche per le sue scuole, lo scriptorium, la biblioteca. Ma il terremoto del 1348 arrecherà danni irreparabili alla basilica e ancor più alle strutture. I restauri maggiori saranno fatti solo nel 1448, dopo un secolo, e con uno stile che mal si concilia con l'antico. Poco alla volta i laici notabili occupano terre e proprietà e il soglio pontificio per arrestare gli abusi concederà chiese e proprietà in commenda perpetua a cardinali e prelati. Ma gli stessi commendatari subaffitteranno la commenda a loro vicari che non penseranno ad altro che a trarne guadagni e lesinare il pane ai monaci e il soldo agli accomodi. I monaci scompariranno nel XVI secolo. San Clemente passa di commendatario in commendatario fino all'ultimo, Monsignor Gorgonio, vescovo di Penne. Un anno dopo la sua morte, nel 1775, San Clemente diverrà di regio patronato. Dopo varie vicissitudini, San Clemente sarà assegnato ai frati francescani nel 1859. Ma per gli scorpori dei beni religiosi,
conseguenti alle leggi del 1866, diverrà proprietà del comune di Castiglione a Casauria. Il complesso badiale nel frattempo si è ridotto ad una sola ala, ortogonale alla basilica, e questa poi sarà ancora ridotta al solo piano terra a causa del terremoto del 1915. Dopo il 1920 lo Stato restaurerà il complesso a più riprese e lo prenderà sotto la sua tutela, così come lo stesso Stato, la soprintendenza, ha curato i restauri dei danni ricevuti dalla Basilica nell'ultimo terremoto del 6 aprile 2009. Adesso facciamo una pausa di ascolto di Canto Gregoriano. In questa seconda parte ci incontriamo con la figura di San Benedetto. Partito da Subiaco, Benedetto giunse a Cassino secondo una leggenda per divina ispirazione, poiché sulla strada deserta due corvi e due angeli gli mostrarono la via. Qui trovò una roccaforte nella quale i romani avevano creato un centro religioso per i loro dei. Guidato dalla divina provvidenza, Benedetto giunge dunque a Monte Cassino. I tempi non erano buoni. C'era ignoranza religiosa, errori, costumi corrotti, paganesimo, barbari che infestavano l'Italia, propagando dovunque i loro fieri e rozzi costumi di vita. Con la luce del Vangelo, Benedetto illuminò quelle popolazioni vicine e con la croce di Cristo trionfò sui culti pagani sulla montagna di Cassino. Secondo alcuni autori, egli prima di procedere alla purificazione del monte, dove desiderava erigere la scuola del servizio divino, si rinchiuse per 40 giorni in una torre a digiuno e in preghiera, per avere la forza di vincere Satana, che dominava da principe su quel monte. Sulla base delle parole di Gesù nel Vangelo di Marco, certi demoni non si scacciano se non con la preghiera e il digiuno. L'8 aprile del 529, nella festa di Pasqua, al canto dell'Alleluia con la croce in mano, seguito dai suoi monaci e da altre devote persone, Benedetto inizia la consacrazione del monte al Dio Altissimo. Recita preghiere di purificazione, spezza la statua del Dio Apollo e sopra vi pone, in segno di trionfo, la croce di Cristo. Trasforma il tempio in santuario e lo dedica a San Martino di Tours. Edifica un oratorio in onore di San Giovanni Battista e incendia i boschetti consacrati a Venere e ai demoni. Su quest'area edifica il suo primo cenobio con dormitori, refettorio, acqua, mulino, orto, forno, officine per arti e mestieri, foresteria per i poveri e i pellegrini. Veramente sarà una piccola cittadella di Dio. Il pioniere del monachesimo spiega perché il monastero deve essere sufficiente a se stesso, nel capitolo 66 della Regola, affinché i monaci non siano costretti ad andare vagando, perché ciò non è affatto utile alle loro anime.
La stabilità è un elemento caratteristico dell'ordine benedettino. È il quarto voto monastico, dopo povertà, obbedienza e castità. C'è la stabilità. Esprime un valore dell'ordine dello spirito e la perpetuità della propria consacrazione. Ecco, allora, proprio in questo chiediamo a San Benedetto il dono della perpetuità, della stabilità della nostra fede, della nostra scelta, della nostra adesione a Cristo, della nostra perseveranza. Ecco, proprio rispetto alla realtà della discontinuità e dell'approssimazione che ci circonda sempre di più intorno. Arrivederci alla prossima trasmissione.